Bella ragazzi. Bella ragazzi, nel video 190 vi abbiamo fatto vedere come tagliare il vetro con le forbici. Invece nel video 225 abbiamo utilizzato delle punte a croce con la testa in carburo di tungsteno per forare una bottiglia di vetro. Questa volta vi presentiamo questo simpatico kit che abbiamo trovato su Amazon, che consiste in delle punte a tazza cilindriche diamantate, che quindi permettono di fare dei fori più grandi anche su superfici come piastrelle o oggetti molto duri. Questo kit è fornito anche di una comodissima ventosa con i vari diametri rispetto alle frese da utilizzare, che si fissa semplicemente sul vetro in questo modo. Per gli utilizzi su superfici verticali ci sono questi due tubicini che permettono, tramite una schizzetta, una siringa, un contenitore del genere, di mantenere lubrificata la parte a contatto fra la fresa e il vetro, perché ricordiamo che è sempre necessario nelle lavorazioni di questo tipo con il vetro lubrificare. Quindi adesso andiamo a vedere e proviamo a forare questa lastra. Magari facciamo un foro qui al centro. Lubrifichiamo. Non usiamo bioetanolo, ma si può usare tranquillamente acquaraggio, diluente o anche semplicemente acqua. Bisogna andare abbastanza delicati nella prima fase. Alzando e abbassando la fresa più volte, permettiamo al liquido di entrare all'interno della scanalatura che abbiamo appena creato. Nella parte centrale possiamo permetterci di fare un pochino più di pressione. E poi dovremo stare attenti nella parte finale, dove dovremo andare un pochino più piano per evitare di sfrangiare la parte opposta del foro. Eccoci qua. Mantenere tutto bagnato, oltre a lubrificare la fresa, serve anche evitare che la polvere di vetro possa andare nell'aria e così evitiamo di respirarcela. Il foro adesso è sporco, ma rimane molto preciso. E andando piano nella parte finale del foro evitiamo appunto che si sfrangi troppo, come in questo caso dove è un po' esagerato spingendo con un trapo a una colonna. E niente, ci sono vari diametri, quelli più comuni 4, 6, 8, 10, 12, esistono in diversi formati e niente, la potrete trovare nel link in descrizione. Con questa vi salutiamo. Bella ragazzi! Bella ragazzi!